quando mi sono iscritto al canale dei due pellegrini, in salita vado il doppio. E voi che cosa aspettate? Iscrivetevi! Iscrivetevi! Buongiorno, dalla parte brontolone pignola dei due in cammino. No, c'è anche la pellegrina oscura, però è dietro la telecamera questo giro. Siamo qui per parlarvi del nostro drone Mavic Mini. Dopo un anno circa dall'acquisto e da quando abbiamo cominciato a impiegarlo sui nostri cammini. Allora, questa è la custodia rigida, perché ovviamente camminando per lunghi tratti noi lo portiamo nello zaino. Diciamo, i dettagli della custodia, degli ingombri e dei pesi li ho già discussi in un altro video che magari vi lascio qua sotto in descrizione. Allora, andiamo ad aprire senza indugio. Allora, questo è il nostro drone DJI Mavic Mini 1. Ho applicato il QR code perché dal 1 gennaio 2021 è finalmente entrato in vigore il regolamento europeo EASA, per cui per volare in regola con questo regolamento è necessario avere un'assicurazione di responsabilità civile verso terzi che copra specificamente i danni causati con un drone, registrarsi sul sito di Flight come operatore UAS, è una registrazione gratuita per l'uso hobbistico che facciamo noi o per la maggior parte della gente, e generare un QR code da poi applicare sul drone e anche sul retro del telecomando, del radiocomando. Questo non è ancora quello definitivo, perché nonostante abbia avuto più di un anno di tempo per approntare tutte le cose, ENAC e D-Flight sono ancora in ritardo, per cui ci sarà un periodo transitorio, a quanto pare fino al 31 gennaio, poi bisognerà cambiare di nuovo il QR code. Dunque, cosa possiamo dire di questo drone? Intanto che è molto leggero, e come anche scritto da qualche parte qui, ecco qua, come scritto anche sulla fiancata, pesa 249 grammi, in realtà pesandolo varia dai 247 ai 248. Diciamo, questo peso cosa significa? Significa che fino al 2023 questo drone volerà nella categoria Limited Open C0, per cui sarà possibile utilizzarlo anche in scenari urbani e sorvolando anche persone non informate, purché non si tratti di un assembramento. Anche qui la legge non è chiarissima su cosa sia un assembramento, si pensa che siano più di 10 persone radunate e non informate del fatto che voi state facendo volare il drone sopra la loro testa, per cui più di 10 persone non si possono sorvolare. Per cui se magari pensate di sorvolare una gara sportiva, una corsa campestre, eccetera eccetera, non si può fare, ecco. Dunque, perché abbiamo scelto questo drone? Come potete vedere è molto piccolo, per cui drone, radiocomando, accessori come una seconda batteria che abbiamo acquistato, il paraluce e cavetteria, power bank, eccetera, stanno tutti in una custodia molto piccola, e per cui possiamo portarla con noi in un cammino nello zaino senza occupare eccessivo posto. In più ha una qualità video discreta, perché possiamo un po' riprendere fino a 2,7K 30 frame al secondo, anche se noi utilizziamo di solito il Full HD a 1080 a 50 o 60 frame, per cui ottime prestazioni. Ovviamente va utilizzato con un po' di buonsenso e soprattutto tenendo conto della legislazione. Diciamo che con questo drone bisogna volare a vista, nel senso che quando si perde di vista il drone, quando non si riesce più a distinguere il drone in lontananza, quello è il momento in cui fermarsi e non allontanarsi oltre, perché la legge prevede il volo in VLOS, cioè in linea visiva. Se non vedete più il drone siete fuori legge. Comunque questo drone è meglio non mandarlo oltre i 200-300 metri di distanza da noi,
perché in quel range la trasmissione è ottimale. Come trasmissione usa il metodo Wi-Fi, per cui se volate soprattutto dove ci sono molte abitazioni, con tutto ciò che ne consegue, cioè connessioni Wi-Fi attive delle case, il segnale può essere disturbato, per cui soprattutto volare in città dove è possibile, perché bisogna sempre controllare sul sito di Flight se lo scenario urbano in cui vogliamo volare diciamo, è aperto al volo o no. Per esempio, Milano è totalmente vietata ai droni. Se vedete filmati con amatoriali di droni a Milano, o hanno richiesto tutta una serie di permessi che difficilmente tra l'altro vengono concessi per l'uso amatoriale, oppure stanno semplicemente ignorando ogni legge e stanno volando, diciamo, da fuori legge. E quindi, soprattutto nei scenari urbani, il segnale può essere un po' più disturbato, per cui si può perdere il segnale. Questo comunque è un ottimo drone che quando perde il segnale torna automaticamente al punto da cui è decollato, in cui si spera voi vi troviate. Niente, questo drone, sì, 200-300 metri di distanza, cerchiamo di non stare mai sopra i 120 metri d'altezza, perché sopra questa altezza le riprese perdono di dinamicità e a questo punto tanto vale usare Google Earth invece che usare un drone, è più sicuro e anche più economico. Diciamo che è da poco uscita una nuova versione, il Mavic Mini 2, che ha diciamo, è leggermente migliorato come qualità di ripresa perché supporta anche il 4K oltre al 2,7K. Poi le foto hanno la stessa risoluzione, poi non cambia granché. L'unico altro cambiamento della nuova versione del drone è la trasmissione, per cui il segnale è un po' più robusto perché è sempre wifi, però utilizza una codifica proprietaria di DJI e non utilizza il segnale wifi normale che si usa nel router a casa semplicemente per veicolare il segnale internet, per cui è un po' più robusto e potrebbe andare anche un po' più lontano, potreste mandare un po' più lontano, però anche qui con tutti i limiti dovuti alla legge e al buon senso, perché se io prendo decollo da un certo punto, mando il drone a 1 chilometro o 2 chilometri di distanza, non è detto che le condizioni che ci sono a 2 chilometri di distanza da me siano le stesse che sono qui. Per esempio, a 1 chilometro, 2 chilometri di distanza magari c'è del vento forte e questo drone, essendo leggero, il vento lo subisce, per cui il rischio è di perdere il drone. Ma tu non ti accorgi che lo stai mandando lontano, con la batteria ti dice che può farcela ad arrivare, ad andare dove lo vuoi mandare e a tornare da te. In realtà poi allontanandosi trova vento e tornando indietro magari a vento contrario la batteria scende drasticamente. Il drone vi cade, o meglio, vi atterra lontano da voi, magari vi atterra in un punto inaccessibile dove non potete recuperarlo, peggio ancora vi atterra in acqua, se magari state registrando vicino a un lago, vicino a un fiume, vicino al mare. Per cui io ripeto, buon senso, e noi applicando il buon senso non ci siamo mai trovati in difficoltà in oltre un anno di utilizzo, cioè non è mai caduto. Non è mai caduto, non è mai, non l'abbiamo perso, è ancora qui, tutto a posto, non ha segni, eccetera, eccetera. Allora, la nostra esperienza con questo drone è tutto sommato è molto soddisfacente. L'unico limite non è legato al drone, ma al tipo di riprese che facciamo noi, al tipo di video che facciamo. Noi facciamo video di cammini anche lunghi, 30-35 km in un giorno, per cui è difficile pianificare le riprese per avere la luce migliore e le condizioni migliori. Per esempio, noi camminiamo, arriviamo in un punto notevole, diciamo, di interesse da filmare col drone, però quando arriviamo noi la luce non è nelle condizioni ottimali, perché magari o siamo in pieno controluce, per esempio immaginatevi una bella chiesa con un frontale molto elaborato, molto, molto bello, con uno sfondo significativo, non so, delle montagne, qualche altro palazzo. Voi volete fare magari una bella ripresa frontale in avvicinamento a questa chiesa e però avete proprio il sole a picco dietro la chiesa contro di voi, per cui immaginatevi che riprese potrà mai venire. Noi ci siamo dotati di un piccolo paraluce che tra l'altro serve anche per proteggere il gimbal del drone nel caso dovesse urtare qualcosa e cadere. Però sì, è un po' efficace per, diciamo, schermare dalla luce laterale. Ma quando siete contro luce non c'è paraluce che tenga, no?
non ce la fa proprio. Oppure arrivate in un punto, la luce è perfetta, però le condizioni meteo sono avverse. Non so se avete visto il nostro video a Bardi, siamo arrivati sulla via degli Abati, siamo arrivati alla fortezza, davanti alla fortezza di Bardi nel primo pomeriggio, luce fantastica, e però un vento fortissimo, a neanche 8-10 metri di altezza, il drone era tutto inclinato su un lato, con i motori che sforzavano da pazzi per cercare di tenere l'assetto. E per fare una ripresa della fortezza, io ero al piede della fortezza, avrei dovuto mandare il drone a 50 metri di altezza. Immaginatevi il vento a 50 metri di altezza, perché più si sale e più la forza del vento aumenta, e quindi abbiamo dovuto desistere dalla futura riprese. Abbiamo fatto le riprese la mattina successiva, quando siamo partiti per la tappa successiva, Bardi e Borgotaro. Ovviamente siamo partiti presto, stava albeggiando e non c'era granché luce, infatti come potete vedere nel video, e sembra quasi una ripresa notturna, in realtà era alle 6-10 di mattina, sembrava una ripresa notturna. Ho cercato di elaborarlo un pochino in post-produzione, però con tutti i limiti di un sensore da 1 su 2 terzi di pollice, per cui c'è molto rumore, e per cui l'immagine non è proprio al top come avremmo potuto ottenere nel pomeriggio con la luce migliore, perché ricordo che la luce migliore è dopo l'alba, diciamo nell'oretta che segue l'alba, e prima del tramonto, magari mezz'ora, un'oretta prima del tramonto. Questa è l'ora d'oro, come viene chiamata dai fotografi, dai cineoperatori. Per cui l'unico limite che abbiamo sperimentato è dovuto alle nostre esigenze e non al drone. Io è un acquisto che mi sento di consigliare. Allora, se avete già un drone come il nostro, noi non passeremo quello alla versione 2, al Mavic Mini 2. Se dovete comprare un drone, se non ne avete nessuno e volete comprare un drone, se non avete grossi limiti di budget, comprate direttamente un Mavic Mini 2. Se invece magari non vi volete avvicinare al mondo dei droni, non volete spendere una cifra importante, questa versione di drone è possibile trovarla usata, anche molto, anche più accessoriata della nostra, per esempio con 3 batterie, col caricabatterie esterno, con più eliche di ricambio, con la valigetta. Tra l'altro, con una parentesi, questa valigetta della PG Hi-Tech secondo me è migliore rispetto alla valigetta originale che viene data in dotazione con le versioni più accessoriate, però ovvio, quella è gratis, questa invece l'ho comprata a parte, per cui quando qualcosa è gratis. E niente, se volete proprio risparmiare e avvicinarvi al mondo dei droni, cercate magari sui siti dell'usato, non so, Subito, Alt o eBay, un Mavic Mini 1, possibilmente in versione combo, a un prezzo decente. Si trovano anche intorno ai 300 euro, a volte anche meno, rispetto ai 500 euro che costavano originalmente. Soprattutto magari hanno anche la DJI Care attiva, per cui è quella specie di assicurazione che se vi cade il drone ve lo sostituiscono fino a 2 volte in un anno, pagando una piccola quota, 39 euro la prima volta mi pare e 49 euro la seconda. Per cui se non siete molto esperti di droni e avete paura di danneggiarlo, di perderlo, potreste pensare anche a questa garanzia. E niente, vedo nei video che abbiamo sul canale in cui utilizziamo questo drone, diciamo, ho messo una foto. Maledetti vicini di casa. Feng Shui della domenica mattina. Diciamo, nei video del canale in cui utilizziamo il Mavic Mini, nella miniatura troverete proprio un ovale con l'immagine del Mavic Mini. Noi comunque stiamo ancora progredendo nell'uso del drone, speriamo che le nostre riprese vi piacciono, però cercheremo di continuare a migliorarci, e niente, ci vedremo in cammino. Buon cammino a tutti!